Parola di Quaresima. Preghiera quotidiana proposta dalla Diocesi di Treviso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questo tempo di Quaresima invochiamo il dono di essere trasformati e guariti dall'ascolto della parola del Signore, lasciandoci illuminare e accompagnare da essa. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il dono della Tua parola. In essa Tu ci riveli il Tuo amore e ci fai scoprire la Tua volontà. Manda il Tuo Spirito affinché possiamo aprire i nostri cuori e le nostre menti all'ascolto della Tua voce e all'accoglienza dei Tuoi inviti, per Cristo nostro Signore. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Il fariseo, al tempio, a ben guardare, non sta pregando e incontrando il Signore. Sta solo pensando al proprio io. Non si aspetta niente dal Signore, perché osservando le leggi si ritiene già a posto. Egli non sa farsi piccolo di fronte a Dio, povero di spirito. Non si pone nella condizione di un malato che ha bisogno del medico. Il pubblicano, uomo disprezzato pubblicamente dalla gente, invece si presenta umile al Signore, bisognoso di perdono. Egli non ha nulla da contare su se stesso, tanto grandi sono i suoi peccati. Per questo si affida a Dio, trova appoggio sul Signore. Chi è pieno di sé, del proprio ego, non può far spazio a Dio e agli altri. In lui il Signore non può agire con il suo amore. Invece, ci ricorda il libro del Siracide, la preghiera dell'umile penetra le nubi. In questo tempo di Quaresima chiediamo al Signore il dono dell'umiltà per riconoscere i nostri compromessi, egoismi, peccati e fare esperienza della misericordia inesauribile di Dio, capace di trasformare i nostri cuori da cuori di pietra a cuori di carne. Preghiamo con le parole del Salmo 50. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi. Guidati dal nostro Vescovo Michele, preghiamo insieme. Maria, Madre della Chiesa, a Te ci affidiamo. In questo tempo di prova, prendici per mano e insegnaci ad accogliere il dono dello Spirito, a fare quanto Gesù ci dice, ad accogliere con fiducia la parola del Padre. Donaci un'autentica conversione del cuore e della vita. Accompagna e guida chi governa e quanti si impegnano per la salute di tutti. Aiutaci a fermare la diffusione del contagio. Assisti chi soffre, consola chi piange. Insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, a trovare nuovi modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, a prenderci cura gli uni degli altri, e accompagnaci nel cammino della vita con fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della vita. In questo giorno il Signore ci accompagni e ci sostenga sempre con la sua benedizione,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Parola di Quaresima. Preghiera quotidiana proposta dalla Diocesi di Treviso.